Salutiamo, pensiamo a questa iniziativa da tempo, poi pensiamo all'annunzio e in bersaglieri, poi pensiamo che è successo qualcosa a questo paese, non solo qualcosa di me, sta succedendo, però siamo riusciti in qualche maniera a ricordare questo evento che non volevamo lasciare andare così. Il 150° appunto della breccia portatile. Io chiamerei subito il consigliere Giovanni Zannola accanto a me, Nunzio Paolucci, che tra l'altro viene Nunzio. Anche il presidente delle commemorazioni. Prendete ognuno il vostro microfono, potete stare anche senza mascherina, che siamo abbastanza. Giovanni Zannoni, grazie dell'ospitalità, consigliere. No, grazie a te Paolo e a voi che animate questa bellissima iniziativa. Scritto tra le 9 e 10.000 idee che vengono a Paolo ogni momento. Dell'evento, saluto tutti i partecipanti e ci tenevo a dire una cosa perché questa data in fondo è poco ricordata, le istituzioni organizzano pochissimi eventi, ma è fondamentale perché in fondo quel giorno si completa un po' il risorgimento del paese e si evince una cosa fondamentale, è che l'unità nazionale non esiste senza Roma capitale. È passato tantissimo tempo da quel giorno lì, eppure oggi ancora fatichiamo a dare a Roma il riconoscimento che merita. Dal punto di vista costituzionale, sotto tanti punti di vista, Roma, a differenza di Parigi con la Francia, di Londra con l'Inghilterra, ha un rapporto diverso con la propria nazione, lui è una città straordinaria perché è la capitale di due stati, perché è un po' la capitale anche di organizzazioni internazionali, immagino la FAO, Gruppo del Proprio. Ecco, Roma merita sicuramente di più e anche una serata, un evento come questo, grazie ancora, secondo me restituisce onore a questa bellissima città. Grazie. Della breccia di Roma, del libro.